A tutti voi il mio saluto cordiale e fraterno in questa quarta domenica del tempo ordinario. Cominciamo a riascoltare il discorso della montagna, il discorso più vero, più bello, più alto che mai sia stato fatto sulla terra. E ne abbiamo veramente proprio bisogno. Questo discorso che ci viene riproposto tante volte, che viene letto, commentato, meditato, amato anche dai non cristiani, uno che amava tantissimo questo discorso, queste beatitudini e che le leggeva tutti i giorni, era la grande anima Gandhi, e scrisse: non è stato mai detto in tutta la storia niente di più alto e di più bello. Ecco, questo discorso e queste beatitudini che introducono il discorso sono una boccata di aria, un invito alla speranza, un aiuto a guardare in avanti con fiducia, e Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Abbiamo respirato vivendo, e come potevamo non viverla, la tragedia del Gran Sasso, la tragedia della neve, le tante tragedie. Abbiamo respirato un senso di oppressione, di pessimismo, tanta paura. Abbiamo raccolto la paura, la disperazione, la rabbia di tante persone. Abbiamo bisogno di parole che ci fanno respirare speranza, fiducia, volontà di andare avanti. Non ci poteva essere regalata una pagina più bella. Beati voi, beati voi, beati voi, beati tutti. C'è posto anche per chi soffre, per chi muore, per chi è oppresso, per chi è lontano, per chi non crede. Dio ha le parole che servono, Dio ha le parole che ci servono, Dio ha le parole che servono a tutti, ma prima di commentarle io voglio rigoderle. Anche se le leggessimo 100 volte al giorno, beati voi, è come un'ondata di luce, un'ondata di aria fresca, un'ondata di acqua che ti disseta, un'ondata di calore e di amore che ti riempiono. Beati, beati voi, ma riascoltiamole. Alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». È una pagina, come abbiamo detto, stupenda, ma mentre le ascoltiamo e mentre guardiamo lo scorrere della storia, degli avvenimenti, mentre ci guardiamo attorno, ci chiediamo: ma saranno vere? Chi è che le può realizzare? Beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi. Le riprendiamo: non chi le può realizzare, Gesù le ha realizzate, la Madonna le ha realizzate, i santi le hanno realizzate, io qualche volta le ho vissute, tu qualche volta le hai vissute. Allora, se la Madonna, se Gesù,
se i santi li hanno vissute sempre, e vorrei dire la Madonna e Gesù li hanno vissute tutte, noi togliamo quel qualche volta e cerchiamo di viverle sempre tutte, o almeno di viverne sempre almeno una, perché quando ne vivi una le vivi tutte. Che cosa descrivono queste otto beatitudini? Ma tutta la Bibbia è cosparsa di beati. Il primo salmo dei 150 salmi come comincia? Beato l'uomo che segue la via del Signore. E le beatitudini sono senza numero. Bene, noi ci chiediamo, ma queste beatitudini che Gesù ha proposto, che cosa propongono, che Lui ha vissuto? Propongono come si vive davanti a Dio, come si vive la nostra vita, come si vive con gli altri, come si vive nel mondo. E allora, se noi riusciamo, tentiamo di vivere queste beatitudini, allora il mondo sarà diverso. Io credo che la prima cosa che possiamo dire è questa: vuoi conoscere Gesù? Non ci hanno fatto una fotografia. È vero che c'è la fotografia della Sacra Sintone, ma come sarebbe bello avere tutto un album delle fotografie di Gesù nei vari ambiti della sua vita, nei vari momenti della sua vita. Ce n'è una che lo rappresenta in tutti i momenti della sua vita, in tutte le espressioni della sua vita. Sono le beatitudini, è la descrizione perfetta, meravigliosa della vita di Gesù. Gesù era povero, e chi più povero di lui? Gesù era mite, ha amato tutti, ha amato sempre, ha amato anche chi lo massacrava, chi lo condannava a morte. Gesù era puro, beati i puri di cuore. Gesù era misericordioso, no. Gesù era la misericordia. Gesù cercava la pace, Gesù era il Figlio di Dio, Gesù cercava la giustizia, Gesù sapeva soffrire e nella sofferenza, se guardate un attimo anche il volto del nostro Salvatore, il volto che di Gesù Salvatore che è alle mie spalle, esce da una sofferenza inumana, indicibile, è stato flagellato eppure è sorridente, è sereno, e a chi l'ha flagellato guarda con amore, guarda con bontà. Ecco, le beatitudini sono la fotografia, l'identikit più preciso, più chiaro della vita di Gesù. Le beatitudini sono la descrizione di un'altra persona meravigliosa, la Madonna, povera, mite, pura, misericordiosa, amante della pace. E poi i santi, chi più una beatitudine, chi più un'altra, ma sono altre fotografie, altre immagini di queste beatitudini. Se io dicessi beati i poveri, voi a chi pensate? A San Francesco è diventato, pensate, per dire che era grande il povero di Assisi. Allora, i santi, San Francesco di Sales, la mitezza, San Luigi, ecco, io ho il nome di San Luigi, solo il nome, però almeno qualcosa ce l'ho, ecco, questo ragazzo che, ma quante ne potrei citare, mi devo contenere, ecco. Allora, se la Madonna, i santi hanno, e Gesù soprattutto, hanno vissuto tutte queste beatitudini, che cosa descrivono? Descrivono come si vive davanti a Dio. Difatti si dice, è il regno di Dio due volte, cioè Dio ti appartiene, tu sei di Dio, tu vivi bene davanti a Dio, quando sei povero e quando sei perseguitato. Beati i poveri in spirito, di essi è, non sarà, è il regno di Dio. Beati i perseguitati, vostro è il regno di Dio. Due verbi al presente, cioè quando tu veramente ti affidi a Dio, questo è il povero, ti rimetti alla sua volontà, ti abbandoni a Lui, credi veramente in Lui e per questo sai soffrire, essere perseguitato, morire,
tu hai Dio, e se hai Dio hai la vita, la pace, la gioia, l'amore, la bontà, hai l'umanità, l'eternità, hai un cuore che ti scoppia, hai una luce che ti illumina, hai una forza infinita. Ecco, davanti a Dio queste due beatitudini, queste due beatitudini sono eccezionali. E la nostra vita, qual è la beatitudine che può dare una pienezza alla mia vita? Io ne scelgo una: beati i puri di cuore, cioè che non hanno sottintesi, non vogliono il male, non lo cercano, non lo fanno, non vedono la cattiveria degli altri, amano gli altri, vanno incontro a tutti, sono di una trasparenza. Guardate qualche volta il cielo senza nuvole, l'azzurro che è incantevole. Questi sono i puri di cuore, dove c'è solo gioia infinita, pace piena, amore senza limiti. E nel riguardo degli altri, ecco, coloro che sanno soffrire, che sanno piangere, che sanno cercare la pace, che sanno cercare il bene di tutti, ecco, sono le altre beatitudini. Vai incontro all'altro, non condannarlo, amalo, sii mite, cerca di piangere con lui, porta la giustizia, porta la pace, e per tutto il mondo, tutte otto. Si costruirai un mondo nuovo quando vivrai tutte otto le beatitudini. Difatti, come non ricordarlo, il Santo Padre all'inizio dell'anno, per il messaggio della pace, ha chiesto ai politici, ai grandi, ai piccoli, a chi crede, a chi non crede, a tutti: volete un mondo nuovo? Vivete le otto beatitudini. Allora ecco questa pagina che dovremmo riprendere beatitudine per beatitudine, che dovremmo leggere in ginocchio, pregare e poi cercare di vivere invocando lo Spirito Santo. È la luce per tutta l'umanità, è la speranza per il domani. Ma voglio, prima di concludere, sottolineare un'altra piccola cosa. Avete sentito? Non dice beato il povero, beato il mite, ma dice beati i, si rivolge a una comunità. Quindi non basta che Francesco sia povero, non basta che Luigi sia puro, non basta che un martire sia perseguitato. Tutti dobbiamo essere come comunità poveri, come comunità miti, come comunità coloro che cercano la pace, la giustizia, coloro che vivono la misericordia. Non finirei mai di parlare e di vivere le beatitudini. Allora, come potrò credere che sto vivendo le beatitudini se chi mi incontra respira un'aria di pace, se nel mio cuore c'è la pace? Ma è un cammino, non si vive un giorno una volta per tutte, è la comunità che li vive, è il singolo che li vive, in un cammino di ascolto, in un cammino di purificazione, in un cammino di grazia di Dio che si invoca e si cerca. Tanti sono disperati, tanti soffrono, possiamo dire a tutti: puoi essere beato. E chi sulla terra vive sempre una tragedia e un calvario, ci sono i verbi al futuro: sarà figlio di Dio, sarà nel cielo, sarà, cioè c'è una promessa che verrà mantenuta. Io finirei soltanto con ricordare a me e a te: credi a queste parole. Crediamoci insieme: beati i poveri, beati i puri, beati i miti, beati i misericordiosi, beato te che cercherai di viverle, beato me se cercherò di viverle, beate le comunità che le vivranno e le faranno vedere al mondo intero. Buona e santa settimana.